Ciao a tutti, dunque. Allora, io volevo parlarvi di quello che pensavo di fare sul mio canale, poi possiamo confrontarci in merito. Dunque, volevo continuare appunto a mettere ogni tanto filmati sul Blender o tutorial quando riuscirò a farli. Poi, se volete, potevo affrontare magari dei temi sulla Germania, su cosa è cambiato nell'ultimo anno, perché mi sono resa conto di aver attraversato un periodo molto difficile in Germania, ma al momento sto piuttosto bene, quindi la cosa per quanto riguarda me è alquanto superata. Quindi i problemi che ho avuto non sono stati con i tedeschi in quanto persone, ma con un'agenzia che si chiama Agenzia del Lavoro Tedesca, con il quale ho avuto molti problemi, tipo una ditta ha deciso di fare ristrutturazione del personale e ha lasciato in casa un sacco di persone, tra cui me. E però c'è stata una cosa divertente dall'Agenzia del Lavoro, che per 2 volte mi hanno mandato la possibilità di mandare il mio curriculum sempre nella stessa azienda dove hanno licenziato tutto, probabilmente perché 2 anni fa hanno avuto problemi con i soldi, adesso non hanno più, stanno cercando di nuovo persone, però ragazzi, mi avete già mandato via, avete mandato via mezzo ufficio, veramente eravamo in 8, io sono stata la terza, poi mi stava per scadere il contratto, quindi diciamo che mi hanno lasciato a casa. E niente, la cosa è successa così, quindi volevo approfondire su quello. E volevo poi parlare dei corsi che avevo intenzione di fare, perché adesso farò un corso di Python e vediamo come andrà, perché Blender, il programma con cui faccio ogni tanto dei disegni così, si basa su Python, quindi se inizio a imparare Python forse magari posso usare anche meglio Blender. Però ovviamente è una cosa molto molto lunga e vediamo cosa succederà. Niente, vi ringrazio, spero di ricevere consigli, se avete delle domande fatemele pure. Un bacione da Alessandro.